Caro Massimo, senti, c'è un tema che mi sta particolarmente a cuore, che sei stato tu a tirarmelo fuori prima. Mi parlavi di quella lettera dell'Ordine dei giornalisti che ha mandato a tutti i giornalisti, ma in particolare il richiamo al Consiglio disciplinare dell'Ordine, dove praticamente fa una censura a quei quotidiani, anche veneti, che hanno messo in particolare risalto le notizie di alcuni suicidi con tanto di foto, addirittura foto di ragazzi minorenni. C'è stato quel caso dell'altro giorno, eccetera. Ecco, io non sono giornalista, tu sei giornalista, mi potresti chiarire meglio questo aspetto? Sì, anch'io ho ricevuto questa mail. In effetti l'Ordine ha richiamato, ce ne fosse stato bisogno, purtroppo forse sì, tutti i colleghi a non citare, soprattutto in questo periodo, nome e cognome con tanto di foto, anche minorenni alle volte, come giustamente ricordavi tu, su qualche quotidiano proprio veneto, soprattutto in caso di suicidio. Perché questo? Io credo che abbiano visto giusto, nel senso che si sta forse esagerando sull'enfatizzazione della notizia. Cioè, tu ben sai quanto a me stia a cuore, per questo che sto iniziando a collaborare anche con Chioggia Azzurra, riuscire a far emergere le cose buone che capitano nel paese, nella città di Chioggia in maniera particolare, perché noi viviamo qui, ma anche in generale. Però purtroppo succedono anche delle brutte cose, e allora in questo caso la famosa nera, la cronaca nera, è giusto che venga diffusa, però un po' di rispetto anche per le persone che magari con tantissimi problemi hanno subito questa problematica e pertanto magari si sono tolte la vita. L'enfatizzazione di notizie di questo genere può anche suscitare, scaturire delle reazioni c'è il rischio, io credo, che venga emulata poi questa cosa qua, per cui quando si parla di, non so, violenza sulle donne, guarda caso per 4-5 giorni ci sono un caso ogni giorno di notizie di questo genere. Allora mi viene da chiedere, non è che succedessero anche prima e nessuno ne parlava, oppure succedono proprio perché c'è questa emulazione? Non lo so, ma comunque sia, io sono d'accordo con l'Ordine dei giornalisti, evidentemente, e condivido soprattutto questo richiamo ufficiale che viene fatto proprio all'organo competente di autodisciplina, direi, l'autocomportamento da parte dell'Ordine, che dovrebbe proibire questo tipo di interventi. Senti, allora, tu sai che io non sono giornalista, mi sono improvvisato blogger, che non è giornalista, sì, è un'altra cosa. Di diventare Presidente del Consiglio. Ma allora, un consiglio da amico, ma anche, diciamo, da uno che so che tu ti informi, che sei sensibile a queste cose. Su un blog, per dare, cioè, l'informazione secondo me va data. Cioè, voglio dire, l'altra volta si parlava con un altro amico che è un giornalista, che mi ha un po' così redarguito, no? Perché a volte ho messo la notizia, però tengo a precisare che la notizia l'ho sempre messa proprio nome, proprio brevissima, anche le righe, io vedo pagine, articoli, due o tre pagine su questo tema, io al massimo ho messo 4 righe, porgendo le condoglianze e spesso neanche scrivendo che è stato un suicidio. Ecco, allora tu al posto mio cosa faresti? Ma io avrei fatto cosa, come hai fatto tu, c'è un diritto di cronaca, ma ci sono anche dei doveri, soprattutto etici da parte del professionista, insomma del giornalista in questo caso, per cui l'Ordine ha redatto anni fa la famosa carta di Treviso, ad esempio per quanto riguarda la protezione dei minorenni, e bene o male, insomma, viene abbastanza rispettata. Poi ci sono delle altre regole, che è proprio un autoregolamento, cioè proprio una cosa che a livello deontologico ci siamo imposti come giornalisti, non è che c'è una legge dello Stato, voglio dire, forse lo è per quanto riguarda i minori, però ecco, a quel punto, dopo il diritto di cronaca, secondo me ci sono i doveri che il giornalista dovrebbe porsi verso anche la sensibilità, soprattutto dei familiari di chi ha subito queste tragedie. Per cui raccontare questo fatto di cronaca va bene, come una tragedia, come un evento purtroppo triste e di cronaca nera, e senza enfatizzare, senza ricamarci sopra, ecco, senza mettere il mostro in prima pagina, ecco.